Eccoci pronti per questa terza e ultima parte della nostra miniserie e tratteremo un cable management leggermente più avanzato, basandoci sui cavi proposti dalla Bitfenix. I cavi li potete vedere qui, adesso li vedremo più o meno nel dettaglio. La serie si chiama Serie Alchemy, naturalmente produce molti più cavi e molte più colorazioni di quelle che stiamo vedendo adesso, esistono anche collegamenti per alimentare il processore, la scheda madre, eccetera, eccetera, eccetera. Noi ne abbiamo scelto solo una piccola porzione in base naturalmente alle nostre esigenze, al fine di diminuire gli ingombri nella paratia laterale destra del case e per limitare l'utilizzo dei cavi dell'alimentatore. Cominciamo ad aprire qualcuno per vedere un po', di cosa si tratta. In questo caso questi sono gli adattatori per il Reobus che abbiamo visto nel video precedente e servono per poter moltiplicare un canale e alimentare più ventole contemporaneamente. Come vedete, i cavi sono rivestiti tutti in tessuto e godono di un'ottima flessibilità e danno proprio un'impressione di qualità maggiore all'aspetto complessivo del computer. Vediamo un po' anche gli altri cablaggi che abbiamo scelto. In questo caso dovrebbero essere gli adattatori SATA. E consentono, soprattutto per noi che abbiamo diversi hard disk collegati alla nostra macchina, di gestire più comodamente i collegamenti. Ecco qua, potete vederli. E poi abbiamo scelto una prolunga SATA singola e una prolunga Molex. Ok, non ci rimane che smontare il computer e farvi vedere la differenza tra prima e dopo. Bene, siamo pronti per cercare di migliorare il cable management del nostro computer. Come potete vedere, senza i cavi della Bitfenix si vanno a creare dei fastidiosi garbugli, ma che tuttavia sono inevitabili. Ad esempio, data l'assenza dei pin sulla scheda madre per collegare tutte le ventole, abbiamo dovuto utilizzare un cavo apposito dell'alimentatore. Il che produce un ingombro naturalmente, oppure come potete vedere nella zona degli hard disk, che in questo caso sono 5, i cavi dell'alimentatore producono un fastidioso ingombro, insomma. E lo stesso naturalmente vale per tutti gli altri cavi che tramite quelli della Bitfenix si possono tranquillamente sacrificare. Non ci rimane che metterci al lavoro e cominciare a sostituire cavo per cavo e vedere come sarà il risultato finale. Bene, abbiamo appena terminato il cable management e sebbene la situazione vi possa sembrare non molto migliore rispetto a prima, in realtà ci sono dei piccoli accorgimenti che ottimizzano i flussi d'aria, soprattutto nella parte che vedremo successivamente. Però volevo cominciare a farvi notare alcune caratteristiche del nuovo cable management. Innanzitutto, grazie a un singolo cavo dell'alimentatore, con i Molex, con tre Molex da 4 pin, siamo riusciti tramite gli adattatori Bitfenix ad alimentare 5 hard disk e un masterizzatore Blu-ray. E potete vedere appunto la flessibilità dei nuovi cavi che si deformeranno tranquillamente senza che poi il pannello farà fatica a scorrere su questa piastra. E inoltre magari la situazione vi potrà sembrare leggermente più confusa perché abbiamo anche collegato gli adattatori collegati al Reobus per appunto regolare la velocità delle ventole. Comunque giriamo il case e vi facciamo vedere che insomma la situazione è decisamente molto migliore, infatti direi che è praticamente il massimo dell'ordine che si può ottenere con quest'hardware. Infatti purtroppo questa scheda madre che è di fascia abbastanza economica, le prese SATA e le porte SATA in questa posizione e di conseguenza ci dovranno essere per forza dei cavi in vista che danno un po' fastidio. Per
potremmo dire che per questo video e questa miniserie abbiamo concluso. Speriamo che vi sia piaciuta. Se avete dei consigli potete commentare tranquillamente il filmato, saremo sempre a vostra disposizione. Un saluto da Valerio.